Siamo con coach Stefano Gallea dopo l'incredibile vittoria di Bassano nel derby veneto con Padova, una partita che avete controllato, che poi sembrate quasi aver perso e che alla fine con grande spirito, con grande carattere siete riusciti a vincere l'ultimo secondo. Qual è stata la chiave per crederci e per poi portarla a casa? È stato cercare di difendere al massimo le nostre possibilità, perché in attacco, come è già successo in tutte le altre partite fino adesso, sono stati estremamente spreconi, con una, adesso non sono le statistiche, ma sicuramente una miriade di palle perse, e perciò la difesa ci ha tenuto su. Loro ci hanno creduto fino alla fine, sono stati bravissimi a tornare sotto e poi a superarci con dei canestri incredibili di Giordano e anche dei suoi compagni. Giordano veramente ha fatto fatica tutta la partita, nell'ultimo quarto è stato eccezionale. Noi siamo stati bravi a crederci, un complimento ai ragazzi che veramente sono stati concentrati, non hanno a tratti perso la calma oggettivamente, però nel finale sono stati lucidi e poi la lucidità anche ai tiri liberi, quel 4 su 5 finale ci ha salvato la vita. Domani tornerete in campo per la semifinale, affronterete HSC Roma oppure Olimpia Milano, in un flash che partita ti aspetti con l'una e con l'altra? Mi aspetto una partita durissima, sono due squadre estremamente attrezzate, HSC è una squadra molto fisica con delle individualità di spicco, Milano una squadra più compatta con 12 giocatori, 12. Speriamo di non aver sprecato troppe energie e di poter fare battaglia anche domani. Grazie, complimenti, in bocca al lupo.